Buona serata dalla redazione del TGTN, tra pochissimo il nostro telegiornale. Allora, in primo piano ci sono le dimissioni dei due subcommissari alla sanità calabrese, Pezzi e D'Elia, dimissioni che erano nell'aria già da qualche tempo, in realtà anche in passato c'erano stati dei disaccordi con il commissario Scopelliti, questa volta però pare che nessuno farà passi indietro. Che cosa c'è al centro della questione? Divergenze sull'attuazione del nuovo piano operativo che sostituirà il piano di rientro dal deficit sanitario. Parleremo ancora di sanità, lo faremo con la cronaca per una morte sospetta avvenuta all'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza, subito dopo i titoli del nostro telegiornale. Contrasti sull'elaborazione del piano operativo della sanità calabrese alla base delle dimissioni dei due subcommissari Pezzi e D'Elia che collaborano con il commissario Scopelliti. La procura di Cosenza ha emesso 4 avvisi di garanzia nei confronti di altrettanti medici in servizio nel pronto soccorso dell'Annunziata per la morte del 47enne colpito dal calcio di un cavallo, disposta all'autopsia che sarà eseguita domani. Lo scalo aeroportuale di Crotone, in pieno caos, 28 dipendenti della società che lo gestisce hanno sospeso ogni attività e non sono garantiti i servizi, lamentano stipendi arretrati e certezze sul futuro dell'infrastruttura. Non accetta di essere bollato come un nemico degli animali. Fabio Cupello, l'addestratore che gestisce il canile di Paola, messo sotto sequestro dalla procura. Rispetto alla magistratura, dice, ma la struttura non è un lager. Minuti di nuovo, buona serata dalla redazione di Teleuropa. E allora partiamo con la sanità. Le indiscrezioni ve le avevamo già date nell'edizione delle 14.30 del nostro telegiornale, ora sono confermate, ovvero le dimissioni dei due subcommissari al piano di rientro, Pezzi e D'Elia. Disaccordo con il governatore Scopelliti per l'attuazione del nuovo piano operativo, quello che in sostanza sostituirà il piano di rientro dal deficit sanitario. Dimissioni che arrivano alla vigilia di una riunione importante a Roma. Facciamo il punto con Isabella Roccam. La linea dettata dal governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti, nonché commissario della sanità, non piace ai due subcommissari del piano di rientro dal disavanzo sanitario, Luciano Pezzi e Luigi D'Elia, che hanno deciso di rinunciare all'incarico. I due subcommissari che affiancano Scopelliti nella gestione del ripiano dei debiti della sanità calabrese non condividono i contenuti del nuovo piano operativo che l'ufficio del commissario deve presentare alla prossima riunione del tavolo Massicci il 20 ottobre prossimo, una frattura ritenuta insanabile. Oggi dunque l'addio dopo settimane di scontri e contrasti all'interno della triade che regge le sorti del piano, o forse un arrivederci, visto che già in passato il generale della finanza, chiamato a risollevare le sorti di un comparto disastrato, ha rassegnato e poi ritirato le proprie dimissioni. Vedremo se anche questa volta lo strappo sarà ricucito, ma al momento le posizioni tra Scopelliti e due subcommissari sul piano operativo da presentare a Roma tra pochi giorni sono distanti anni luce. Adesso le lettere con le quali i due hanno formalizzato la rinuncia all'incarico sono sul tavolo di Scopelliti, che dovrà valutarle, ma non è detto che il commissario le rigetti, tenuto conto del fatto che i rapporti con i subcommissari non sono mai stati idilliaci. La situazione è tutt'altro che semplice e coinvolge inevitabilmente le scelte future che riguardano il già precario sistema sanitario calabrese. Allora, questo è il punto, vedremo quali saranno gli sviluppi. Intanto ci sono una serie di commenti sul web, commenti che arrivano dal mondo della politica, soprattutto dall'opposizione, che pone un interrogativo, ovvero che cosa succederà adesso, che cosa bisognerà dire a Roma, quali saranno poi soprattutto le misure che il Consiglio dei Ministri prenderà alla luce di queste due dimissioni. Bisogna ricordare che i due subcommissari vennero nominati proprio dal Consiglio dei Ministri per affiancare Scopelliti nell'operazione di piano di rientro dal deficit sanitario. Allora, continuiamo ad occuparci di sanità,
tacciamo però con la cronaca, questo perché c'è un'inchiesta che è stata aperta dalla Procura della Repubblica di Cosenza. Quattro medici del pronto soccorso sono stati iscritti nel registro degli indagati per la morte di Carmelo Turano, 47 anni, di Cerisano, morto domenica sera nell'ospedale di Cosenza, dove era stato ricoverato il giorno prima in seguito ad un calcio all'addome del cavallo che stava accudendo. Un atto dovuto, fanno sapere dalla procura, vista la denuncia presentata dai familiari dell'uomo che hanno lamentato superficialità degli operatori sanitari. L'uomo sarebbe stato portato in pronto soccorso nel tardo pomeriggio di sabato per forti dolori provocati dal calcio del cavallo. I medici, dopo l'ecografia, avrebbero detto che non risultava nulla, ma l'uomo continuava a stare male e, nonostante le insistenze dei familiari, non gli è stato fatto nulla. Il giorno dopo hanno deciso di dimetterlo nonostante i forti dolori. Carmelo Turano è morto in pronto soccorso. Da qui la denuncia, l'apertura delle indagini avviata dal procuratore Granieri, che ha disposto anche l'autopsia sul corpo dell'uomo. C'è un altro fatto di cronaca che riguarda un'altra morte sospetta avvenuta all'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza, morte avvenuta qualche mese fa in seguito ad un'operazione nel reparto di ginecologia. Qui ci sono già gli avvisi di conclusione delle indagini. Facciamo il punto con Marisa Fallico. Con l'avviso di conclusione delle indagini, notificato stamani a 7 tra medici e infermieri in servizio presso l'unità operativa di ginecologia e ostetricia dell'ospedale civile dell'Annunziata, entra nel vivo l'inchiesta sulla morte di Maria Brogno, la 68enne deceduta il 26 marzo scorso dopo un intervento chirurgico. Il procuratore capo Dario Granieri e il sostituto Paola Izzo, dopo aver ricevuto la denuncia dei familiari della donna, il marito e i due figli, hanno avviato le indagini. Hanno spulciato cartelle cliniche, sentito gli operatori sanitari, acquisito le risultanze dell'autopsia. L'ipotesi, contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini, profila gravi responsabilità per i 7 indagati. Gli inquirenti parlano di colpa generica, ovvero negligenza, imprudenza e imperizia, e di colpa specifica, colpe che avrebbero cagionato la morte della paziente per shock emorragico post-operatorio. Ora gli indagati hanno 20 giorni di tempo per presentare memorie difensive e attivare tutte le procedure previste dalla legge per confutare le accuse. Maria Brogno era stata ricoverata in ospedale lo scorso 18 marzo per sottoporsi ad un intervento chirurgico programmato per l'asportazione dell'apparato riproduttivo nella divisione di ginecologia. La donna, come denunciato dai familiari, stava bene. Il 25 marzo l'intervento di isterectomia, durato ben 6 ore, vista la complessità dello stesso. La donna viene quindi trasferita nella stanza, riprende coscienza, i medici rassicurano i familiari, tutto è andato bene. Ma subito dopo comincia ad avvertire forti dolori all'addome. I medici e gli infermieri la tranquillizzano, rassicurandola che quei dolori sono normali. La donna soffre terribilmente per tutta la notte. La mattina seguente, stremata, non ce la fa più e chiede un calmante. Le viene fatto un antidolorifico, ma poche ore dopo muore. Secondo le indagini della procura ci sarebbero state imperizie in fase di intervento chirurgico e gravi omissioni e negligenze nel monitoraggio e assistenza post-operatoria, tanto da non accorgersi tempestivamente dell'emorragia in atto. Sia i medici che gli infermieri che avevano in cura la paziente avrebbero sottovalutato i sintomi evidenti di quella complicazione letale e si sarebbero limitati a darle un antidolorifico. Ora la parola passa ovviamente alla difesa dei 7 indagati, per i quali vale la presunzione di innocenza. C'è un'altra questione che riguarda l'ospedale di Cosenza. Altre dimissioni che fanno discutere sono quelle del direttore sanitario Francesco De Rosa, incarico che per ora sarà affidato al direttore dell'unità operativa di ematologia Fortunato Morabito, incarico a tempo, quello per Morabito, in attesa della nomina del nuovo direttore sanitario. Le dimissioni di De Rosa, secondo indiscrezioni, sarebbero arrivate al termine di una lunga riflessione facendo un bilancio dell'attività svolta. Non è chiaro se ci siano state o meno
delle discordanze con i vertici dell'azienda ospedaliera in merito alle scelte operate nella gestione dell'ospedale di Cosenza. Cambiamo adesso argomento e parliamo dello scalo dell'aeroporto Sant'Anna di Crotone. Tante volte abbiamo sentito gli annunci da parte di Roma per la chiusura e da parte del governo calabrese invece per rilanciare lo scalo. Fatto sta però che c'è un problema grave che riguarda i dipendenti, ci sono degli stipendi arretrati, i responsabili della società hanno rassegnato le dimissioni e questo perché ci sono troppi punti interrogativi. Vediamo. Neanche il volo charter che trasportava un gruppo di immigrati giunti a Lampedusa con gli sbarchi degli ultimi giorni e destinati al centro di accoglienza crotonese è potuto atterrare all'aeroporto Sant'Anna di Crotone. I dipendenti, una trentina di persone, sono in agitazione. Non sono garantiti i servizi di sbarco ed imbarco e di assistenza a terra agli aeromobili. I lavoratori lamentano il mancato pagamento degli stipendi dallo scorso mese di luglio e l'assenza di garanzie per il prosieguo delle attività dello scalo. Da tempo in crisi, nonostante la regione stia pompando denaro. Gli effetti dell'operazione, a dire il vero, si vedono poco. E mentre i dipendenti annunciano che non si rimetteranno al lavoro neanche se precettati, si dimette anche il presidente del consiglio di amministrazione della società di gestione dell'aeroporto, Cesare Spanò. Sono mutate le condizioni che lo avevano portato al vertice della società, dice Spanò, che si sente ingannato. Denuncia che gli era stato assicurato un contratto triennale con una compagnia aerea che entro un anno avrebbe avuto la gestione totale dello scalo e che sarebbe stato messo in atto un piano per ridurre le perdite economiche dell'aeroporto, ma nessuna di queste condizioni si sarebbe verificata. Inoltre Spanò lamenta una confusione di ruoli con il direttore generale dello scalo, che a suo dire avrebbe troppi poteri. E poi c'è la mancata ricapitalizzazione della società di gestione. Gli imprenditori che ne fanno parte, da soci, sono adesso diventati creditori. E siamo adesso alla politica, al Partito Democratico. La scorsa settimana vi abbiamo raccontato delle due lettere che sono state spedite alla sede nazionale del partito a Roma. Due lettere con le quali si chiedeva, nel primo caso, ed era la lettera del presidente della provincia Mario Oliverio, di anticipare la data delle primarie in Calabria per la scelta del nuovo segretario. L'altra lettera, quella che porta la firma dei renziani in primis, per chiedere invece di posticipare la data delle elezioni in Calabria. La parola è passata a Roma, che cosa ha deciso? Lo leggiamo subito nella nota di agenzia. Sarà il commissario regionale del partito, Da Torre, d'intesa con i segretari provinciali che saranno eletti nei prossimi giorni, a stabilire la data del prossimo congresso regionale del PD, quindi se questo si svolgerà prima o dopo quello nazionale. Questa è la decisione cui è giunto il segretario nazionale del partito Epifani al termine della riunione con la commissione. Epifani, tra l'altro, ha risposto anche alla lettera che gli era stata spedita dal presidente della provincia di Cosenza, Mario Oliverio. E adesso andiamo a Paola. Nei giorni scorsi da parte della procura era stato disposto il sequestro del canile. Oggi ai nostri microfoni parla il gestore, che dice: ho piena fiducia nella magistratura, c'è stato però uno sbaglio perché questo non è un lager. Gianluca Pasqua. Alle telecamere e riflettori Fabio Cupello è abituato. L'allevatore e istruttore cinofilo di Paola ha offerto i suoi cani per numerose produzioni televisive e cinematografiche, ma non era certo abituato al clamore mediatico che segue ad un'inchiesta giudiziaria. Oltre all'attività di addestratore, Cupello, insieme a un socio, gestisce il canile di Paola, che racchiude una struttura rifugio e una sanitaria, circostanza non più consentita dall'ultimo decreto del presidente della giunta regionale in materia di randagismo. Ci siamo già attrezzati da un anno e mezzo, siamo in fase di ultimazione di lavori. A Bonifati abbiamo costruito un grande parco canile rifugio che è molto molto bello, dove i cani hanno degli ampi spazi. Io penso che sia il fiore all'occhiello del Tirreno Cosentino, il canile che abbiamo fatto. Di concerto con l'ASP di Cosenza, che prendendo in esame la struttura aveva indicato le prescrizioni necessarie per rendere idoneo il canile, i due soci della Quattro Zampe avevano dato la propria disponibilità a separare le due strutture, adempiendo agli obblighi di legge.
ma qualche giorno fa la situazione è precipitata. Qualche giorno fa abbiamo avuto questa ispezione che addirittura ci ha chiuso il canile. Adesso nel dettaglio non posso entrare perché ci sono delle indagini in corso. Naturalmente posso dire che abbiamo grandissimo rispetto nella magistratura, anche perché io quotidianamente sono a contatto con le forze dell'ordine in ambito cinofilo, con le unità cinofile dei carabinieri, della polizia e della guardia di finanza. Però una cosa la voglio dire, è vero sì che noi dobbiamo fare dei lavori di ristrutturazione, però noi abbiamo cercato di fare le due strutture proprio per migliorare l'aspetto generale e le condizioni fisiche del cane. Vogliamo che il cane stia bene. Il cane qui sta bene, naturalmente non ha gli spazi che potrebbe avere lì a Bonifati. Si difendono i gestori alla quattro zampe, sostenendo che l'ispezione è avvenuta nella prima mattinata, quando ancora non erano state effettuate le pulizie. Inoltre, la pioggia battente di quei giorni aveva impregnato il prato e buona parte della struttura. La condizione dei circa 100 cani sarà definita discreta, ma Cupello e il suo socio non vogliono sentir parlare di maltrattamenti e spostano l'attenzione su un altro aspetto che ci rimanda ad altre situazioni del genere. Ancora una volta, siamo in presenza di servizi erogati per i comuni che i comuni tardano a pagare. Noi in pratica abbiamo pagamenti arretrati da oltre 3 anni, dobbiamo raccogliere dalle pubbliche amministrazioni oltre 200.000 euro. Se la pubblica amministrazione mi dà quello che io devo, è normale che anche a me piacerebbe cambiare la struttura, perché onestamente non è il tipo di struttura che piace a me. Dedicata a Paolo ed Ercole, due ragazzi scomparsi, un'associazione di Cosenza che ha lo scopo di promuovere iniziative benefiche. Vediamo. È iniziata così, con un concerto di Rosa Martirano accompagnata da un trio di eccellenti musicisti, la presentazione ufficiale dell'associazione Paolo De Benedittis ed Ercole Martirano, due giovani ragazzi scomparsi qualche tempo fa, fratelli delle fondatrici della Onlus, Rosa Martirano appunto e Simona De Benedittis. L'associazione è nata per sostenere iniziative a scopo benefico, il ricordo dei due giovani venuti a mancare prematuramente. Paolo ed Ercole, due ragazzi meravigliosi, quindi abbiamo deciso insieme di fare questa associazione benefica per dedicare ogni cosa a loro. Ecco. Organizziamo spettacoli ed eventi e quello che riusciamo a prendere di questi spettacoli li diamo tutti in beneficenza alle persone più bisognose. Già da qualche tempo abbiamo cominciato ad operare producendo degli spettacoli e raccogliendo fondi per l'AISM. Per 2 anni, l'AISM di cui sono testimonial per la Calabria, e quest'anno invece abbiamo raccolto i fondi per un ospedale del Togo e abbiamo diversi progetti davanti. Una serata molto intensa grazie ai brani scelti, tutti abbinati ad una particolarissima mostra di quadri. Un light concert l'abbiamo denominato, con una mostra pittorica, quindi ogni quadro aveva il titolo di una canzone, perché era ispirato da una canzone, per cui man mano che ho dipinto questi quadri, perché li ho dipinti io, ero ispirata da queste canzoni meravigliose di Stevie Wonder, di Whitney Houston. E con Stefania Belvedere adesso andiamo a vedere insieme tutti i numeri della Fiera del Tirreno a Paola. La città di Paola si conferma per il 5º anno consecutivo la capitale commerciale del Tirreno calabrese. Dal 12 al 20 ottobre la città di San Francesco si colloca nel panorama espositivo nazionale come punto di riferimento di tutte le attività del terziario. La Fiera del Tirreno costituisce un importante evento per le aziende produttrici nazionali presenti e al tempo stesso un'ottima vetrina per le eccellenze locali, quali prodotti enogastronomici ed artigianato. La rassegna 2013 vanta anche una vasta superficie coperta in una bella location, quella del lungomare, con le acque dell'Alto Tirreno Cosentino a fare da sfondo.
Noi cerchiamo di destagionalizzare il turismo con eventi di questo tipo, prolungare la stagione, dare la possibilità a imprenditori locali e non di trovare l'ambiente adatto per continuare con coraggio ad affrontare le difficoltà di questi periodi. Quindi un evento importante, speriamo, contiamo che negli anni a venire si possa sviluppare sempre di più, sono iniezioni importanti nel tessuto economico che in questo momento è provato. Che tutto questo avvenga nella città di Paola per noi è motivo di soddisfazione. 9 i giorni di fiera, ripartita secondo aree tematiche, quali commercio, edilizia, industria, energia alternativa, artigianato ed enogastronomia, organizzati nei minimi dettagli dalla società Autori di Eventi con la collaborazione del Comune di Paola. E siamo adesso allo sport, il calcio, il Cosenza si allena in vista della trasferta con l'Aversa, non mancano però gli interrogativi, vediamo. A rischio per la trasferta di Aversa c'è anche lui, Jonathan Alessandro, il match winner della sfida con il Melfi. L'attaccante argentino è forse il caso meno grave nell'infermeria del Cosenza, mai così piena. Il centrale Alfonso Pepe sarà sicuramente fuori dai giochi, il guaio muscolare accusato domenica non gli consentirà di scendere in campo. Giordano non è guarito e Manolo Mocero vivrà una settimana particolare, in attesa di capire se il dolore alla caviglia infortunata sparirà prima di sabato. Insomma, con Calderini squalificato, il compito di Cappellacci non è dei più semplici. La speranza è che almeno De Angelis, gettato nella mischia prima del previsto, recuperi pienamente. L'attaccante, nonostante il rigore fallito, è felice di essere al vertice della classifica e dice: non soffro di vertigini. Bisogna rimanere con i piedi per terra, siamo in vetta, però ci sono ancora tante partite e quindi la classifica in questo momento del campionato non bisogna vederla. Non si cullano sui risultati rossoblù, la concorrenza nel girone è tanta, il campionato è molto equilibrato e altre squadre stanno venendo fuori dopo un avvio incerto. Ecco perché ad Aversa sarà necessario giocare con grande concentrazione. Bisogna concentrarsi solo domenica contro l'Aversa perché affrontiamo una squadra, credo, forte, dove sarà difficile, però se noi ci mettiamo grinta e cuore credo che possiamo farcela, anche se il gioco sino ad ora non è stato eccelso, però credo che in Lega Pro conti molto più la grinta che il gioco, poi credo che tra un po' verrà anche il gioco. Finale dedicato alla trasferta, i biglietti per il settore ospiti sono disponibili al prezzo di 10 euro presso l'agenzia in prima fila di Cosenza, ma solo per i possessori di supporter card. Uno spicchio di rossoblù nello stadio Bisceglia potrebbe servire a spronare i lupi verso un nuovo risultato importante. E in chiusura del nostro telegiornale le previsioni del tempo. Ben ritrovati alle previsioni del tempo curate da cosenzameteo.it. Il peggioramento che ci è interessato nelle ultime 24 ore è ormai alle battute finali e nel corso della giornata di domani lascerà spazio ad un nuovo miglioramento. Infatti, come mostra la carta del tempo, il centro di bassa pressione, responsabile dell'instabilità, è in fuga verso l'Europa orientale, mentre da ovest incalza una vasta struttura anticiclonica che, probabilmente, stazionerà sul bacino del Mediterraneo per diversi giorni, garantendo quindi condizioni di tempo bello e clima mite con temperature al di sopra della media del periodo. A tal proposito voglio mostrarvi le temperature medie registrate nei capoluoghi calabresi in questo mese di ottobre. Le tre colonne mostrano la temperatura registrata nell'anno in corso, la media storica e la differenza tra le due. Notiamo valori ben al di sopra della media, anche di oltre 2 gradi, come nei casi di Crotone, Catanzaro e Reggio Calabria. Ma andiamo a vedere le previsioni in dettaglio per la giornata di domani. Tra la notte del primo mattino avremo ancora residua nuvolosità, con possibilità di occasionali deboli piogge solo su Serre Vibonesi ed Aspromonte. Ma nel corso della giornata tempo in netto miglioramento, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature fresche al mattino, in lieve aumento nei valori massimi. Diamo ora uno sguardo a mari e venti. Sia il Tirreno che lo Ionio risulteranno molto mossi o localmente agitati, con venti da maestrale tramontana
deboli o moderati sul Tirreno, moderati o forti sullo Ionio. Prima di salutarci vi rimando sempre al nostro sito web www.cosenzameteo.it ed in particolare alla sezione webcam in continua espansione, utile per essere sempre aggiornati sulle condizioni meteo in atto. Anche per oggi è tutto, grazie e arrivederci. È tutto, l'informazione torna in diretta alle 22:30. Grazie per averci seguito, buona serata.